Siamo con l'ingegner Sergio Limone, il papà della Lancia 037, che proprio in questi giorni compie 40 anni. Ingegnere, grazie di essere con noi. E com'è nato il progetto 037? Grazie a voi innanzitutto per avermi invitato. Il progetto 037 nasce come nuova vettura gruppo B per gli anni 80 per sostituire la 131 gruppo 4. La vettura nasce in Hubbard, nasce sulla base della Monte Carlo, dotata di compressore volumetrico. Chiaramente c'era il foglio bianco davanti, per cui sono state fatte diverse scelte. La prima ipotesi è stata quella di fare seguire il percorso della Stratos utilizzando un motore Ferrari montato sul telaio a traliccio come quello che sarà poi dell'S4. È stato scartato perché il motore era troppo pesante e non esisteva ancora in produzione la versione 4 valvole. Poi abbiamo valutato un aritmo motore centrale simile alla R5 Turbo, gruppo 4, poi gruppo B. Poi abbiamo pensato a una delta, motore anteriore, cambio posteriore, transaxle dietro. La scelta definitiva, che poi è stata congelata in aprile del 1980, è stata quella di partire dalla cellula della Lancia Beta Monte Carlo prodotta dalla Pininfarina, integrarla con due sottotelai, uno anteriore e uno posteriore, in traliccio di tubi, che era una tecnologia ben nota in Harvard. Fare una macchina leggera, competitiva, facile da assistere. E siamo partiti ad aprile dell'80 con l'approvazione delle linee guida del progetto. Poi è stato fatto un progetto di massima. La vettura ha mosso i primi passi l'antivigilia di Natale dell'80 in Campovolo, che era l'aeroporto di fronte all'Havard. Poi abbiamo utilizzato tutto l'81 per lo sviluppo e della vettura corsa e di quella di produzione, perché bisognava fare 200 vetture di produzione per l'omologazione base, da cui poi si potevano ricavare 20 vetture evoluzione corsa, che poi sono l'omologazione è avvenuta il 1° aprile per la versione stradale del 82 e successivamente dal 1° agosto abbiamo cominciato a impiegare in gara la versione evoluzione con motore iniezione da circa 300 cavalli. Allora era un po' meno, poi siamo arrivati a superare i 300. Questa è un po' la Ingegnere, dica. la scelta del compressore volumetrico in un'epoca di turbo, a cosa è stata dovuta? Ma diciamo alla ferma convinzione dell'ingegner Lampredi che dell'Abert era sì presidente, ma era soprattutto l'ingegnere Somo. Diciamo che lui era fermamente convinto di questa scelta perché permetteva nei rally una risposta rapidissima. Cos'è un volumetrico? È una pompa collegata tramite una cinghia all'agromotore. Il motore ogni giro ingoia 1 litro d'aria e la pompa gliene fornisce ben di più. Questa differenza di volume crea una compressione nel gas, nell'aria introdotta nel motore, e quindi diciamo che è un sistema rozzo di sovralimentazione, peraltro molto usato fino agli anni 50, particolarmente perché allora non si usava la benzina, ma si usava l'alcol che sopperiva in parte all'aumento di temperatura. Noi l'abbiamo utilizzato con successo sullo 037, non solo utilizzando il principio, ma anche superando tutti i problemi re relativi alla realizzazione del compressore. Oggi come oggi, esistono delle ditte che lo fanno di nuovo. Allora non c'era nessuno, e per cui ci siamo dovuti attrezzare per farlo in autonomia, in totale autonomia. Ingegnere, in sintesi, i pregi e i difetti della 037. Beh, in sintesi, diciamo, direi la prima cosa è l'affidabilità, la semplicità del progetto anche, perché è un progetto semplice, perché prevedeva innanzitutto delle tecnologie affidabili. Motore a parte che comunque aveva come base quello della 131 Rally sovralimentato,
Il cambio si è dato su un cambio di produzione tedesco della ZF, utilizzato su vetture ben più potenti, e per i rally è andato benissimo. È stata fatta tutta una scelta di tecnologie consolidate per arrivare in breve tempo ad avere una vettura facile, solida, ma anche facile da assistere. Quando serviva una sostituzione, cito, il cambio si faceva in 12 minuti dall'arrivo vettura alla ripartenza vettura, è un bel record, ecco. Oggi si può fare di meno perché ad esempio i semiassi hanno altri sistemi di fissaggio eccetera, allora era veramente un record. E i difetti? Non avere la trazione integrale probabilmente. I difetti, diciamo che c'è stata, a parte una fragilità iniziale dovuta a una carenza di tempo per fare delle prove di durata sullo sterrato, peraltro risolti con pochi mirati interventi di fazzoletti riportati sul telaio, e il limite più grosso è stata la mancanza delle quattro ruote motrici, peraltro una scelta voluta, perché le quattro ruote motrici erano nate nel 1980, sembravano imbattibili sullo sterrato, si aveva ancora qualche dubbio sull'asfalto, sembrava che sull'asfalto la due ruote motrici si potesse difendere. In realtà quando è arrivata la Peugeot 205 T16 ha dimostrato che le quattro ruote motrici erano imbattibili ovunque. La 037 è stata l'ultima due ruote motrici di quel periodo a vincere un mondiale, cioè il mondiale costruttori, con Ale e Earl. Come ricorda questi due piloti? Chi era il più veloce secondo lei anche? Beh, è difficile da dirsi, io ho un bellissimo ricordo di tutti e due. Due grandi professionisti. Allen era il ragazzo di famiglia perché aveva cominciato a correre con Fiat ai tempi del 124 Abarth, quando ancora era legato all'auto nuovo che era l'importatore Fiat della Finlandia. Poi è venuto con noi sul 131 anche assieme a Roy, che ha fatto una stagione con noi. Poi siamo passati al entrambi me li sono ritrovato nell'83 nel campionato mondiale. Quello è un professionista eccelso, per me uno dei più grandi piloti, anche perché era valido ovunque, lo ha dimostrato in tutta la sua carriera, velocissimo, un grande pilota e anche un grande uomo, è stato anche un bellissimo rapporto con lui. Non ho scelte, quindi ho un bellissimo ricordo di lui, con ognuno per le sue caratteristiche. Quanto c'è o c'è qualcosa della 037 nella successiva Delta S4? Beh, sicuramente ci sono le sospensioni, perché le sospensioni sono proprio prese pari pari dalla 37 portate sull'S4. Altre cose che la S4 ha ereditato, ad esempio il compressore volumetrico, un piccolo compressore volumetrico che sopperiva alla carenza del turbo ai bassi resi. Si è potuto fare questa scelta perché l'Abarth si era dotata delle tecnologie necessarie a produrre volumetrico già ad epoca della 37, anche del Volumex per la Fiat eccetera eccetera. Un'altra caratteristica, il telaio in tralicci saldati in tubi, per l'S4 il traliccio non ci sono più due tralicci, un anteriore e un posteriore, saldati alla cellula, ma in acciaio, ma c'è un traliccio completo, pannellato poi dove serve per l'abitacolo, da pannelli in composito. Questa tecnologia si è potuta fare perché con la 37 avevamo messo a punto un ciclo di produzione per i sottotelai che poi è stato utilizzato per il telaio dell'S4. Ecco. Quindi chiaramente c'è un passaggio, l'ufficio tecnico e la progettazione sono stati gli stessi. Anche se devo dire, il progetto 37 l'ho guidato io, l'S4 è stata fatto da un altro ingegnere, che è l'ingegnere Pierpaolo Messori.